Bentornati e benvenuti nel mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram, tra il link qui sotto e qui, vi sarà apparso il profilo. Come detto dal titolo, oggi faremo insieme oppure assisterete al mio glow up per San Valentino. In realtà oggi è domenica, dovrebbe essere messa okay. Domenica 9 febbraio, sono le 9:30. E San Valentino viene di venerdì, però io ho altri impegni, un'altra settimana devo studiare e vorrei essere pronta per San Valentino. E niente, quindi farò questo glow up con voi. Sto guardando giù perché questa è la montagna di roba che io dovrò mettermi sulla mia. Sono un po' malata di queste cose. E niente, iniziamo. Come avete visto da queste storie qui, vi ho raccomandato uno struccante, che è questo qui di Bioderma, il Sensi Bio H2O. C'è anche la versione grande, vi apparirà qui sullo schermo. E niente, nessuna sponsorizzazione, perché guarda, ma magari mi facesse un magari. Però mi ci sto trovando molto bene, credo che sono quasi 2 mesi che lo sto utilizzando. E non so se c'è ancora la promo che vi ho fatto vedere nelle storie, però andate a cercare. Se siete nelle zone di Roma, non so se la Coin ce l'ha, però forse alcune profumerie o farmacie ce l'hanno. Io l'ho comprato in farmacia. Quindi niente, mi struccherò. Mi ero dimenticata di dirvi che quando io mi strucco, io sciolgo la mascara con l'acqua calda, preferibilmente se no acqua normale. Quindi prendo l'acqua, sciolgo la mascara, così sfrego di meno il mio occhio e le mie ciglia, visto che io tengo tantissime le ciglia. Davvero, ci vediamo tra 2 secondi. Qui c'è scritto che questo è adatto alle pelli sensibili e diciamo che io ho una pelle un po' tendente all'acne, tendenzialmente acneica, però è sensibile la maggior parte del viso, ad esempio qui e qui, e queste che vedete sono macchie, in realtà non sono più fredde. Quindi ho preso quello per le pelli sensibili, però c'è anche questo qui per le pelli oleose, mi pare, non lo so. Comunque vi appare qui e vi lascio il link di tutti i prodotti che utilizzo qui sotto, così se volete provarli li avete. Allora, questo cosino qui che mi avete appena visto usare, e diciamo che funziona così, mette queste vibrazioni. Spero le sentite. E credo sia una durata di 30 secondi, tu continui a massaggiare e fa tutto lui, diciamo. Così la consistenza. Stavo dicendo, la consistenza. Così. Niente, lo applicherò un po' dappertutto e niente. Comunque adesso metteremo insieme il timer, 5 minuti, avvia, e ci vediamo tra poco. Questa è la consistenza, è un po' liquidino.
spostiamo un timer di 5 minuti e ci vediamo tra poco. Allora, purtroppo ho dovuto utilizzare le mani, infatti sono tutte schifose, però abbiamo finito anche con questa maschera, quindi buttiamola dentro. E questa è l'ultima maschera che ho. Ne metto questa quantità e poi la stendo, perché sennò mi si impasta tutto. E niente, adesso quando lo metterò andrò sul letto, tanto ci mette un po' a spegnersi fino a quando la luce che si accende non si spegne, appunto, mentre farò altre cose. E ci vediamo tra un po'. Colluttorio, il listerine, quello verde o quello blu sono i miei preferiti. E farò lo scrub labbra, che non è della Clinique, è solo in un vasetto della Clinique, ed è zucchero, olio e qualche goccia di limone, e io lo lascio in frigo di solito. E niente, è così. Potete farlo anche con l'olio di cocco al posto dell'olio. E ci incontriamo direttamente a San Valentino per farvi vedere cosa ho messo, dove vado, cosa regalo, forse ve lo farò vedere. Un po' tutte queste cosucce da femmine. Ci vediamo tra poco. Allora, oggi è il giovedì 13 febbraio. Magari si mette a fuoco ogni volta. Dai, amico. Ecco. È giovedì 13 febbraio e quindi il giorno prima di San Valentino. E sto per ricopiare una lettera. Allora, mi vedete col telefono in mano perché ho scritto, diciamo, la brutta sul telefono, così che posso eliminare e cancellare le cose senza fare un casino. E ho le buste pronte. Non so perché ne ho prese tre, come lo chiedete. E farò vedere il foglio. Sinceramente non so dove ho preso questo quaderno, però mi piace un sacco per scrivere lettere. E sono tutti questi fogli. Non c'è neanche una marca, quindi non so di cose elementari. Quindi stavo dicendo, non so dirvi proprio dove comprarlo. Senza zoom. E niente, adesso scriverò la lettera, vi farò vedere il risultato finale. E ovviamente adesso vi inserirò un timelapse, perché non è il mio video senza un timelapse. Niente, adesso vi renderò partecipi di un piccolo momento ASMR. Aspettate, arriva. Oh, sì. Communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day.
like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day, like day by day. E stava dicendo, non so se la darò, visto che avevo in mente qualche regalo da fargli, però erano la maggior parte da prendere su Amazon e non trovavo, cioè non sapendo molto dell'argomento, non trovavo quello giusto e quindi non gliel'ho più preso, anche perché non era più disponibile quello che avevo in mente di prendere. E oggi è 13 febbraio, sono le 22.46, dove vado. E niente, gli ho comprato un sacco di cioccolate, di tutte merendine che gli piacciono. Ho messo in una busta, metterò l'altra busta, quella della lettera. E niente, questo sarà il mio regalo di San Valentino, anche perché il compleanno e San Valentino sono attaccati giorni consecutivi. Quindi, regalo di compleanno, quale regalo di San Valentino? E niente, adesso mi laverò i capelli, visto che... si è capito. Mi farò una bella doccetta calda. Mi preparo i vestiti per domani. Mi farò vedere domani mattina. E... basta. E gli metto tutte queste cosine qui, ovvero... un Bounty, due Lion, uno mini e uno normale, le gomme preferite, Ferrero Rocher, un Lindor classico, un Lindor al latte e poi la lettera che io ho appena scritto. Mi dispiace, visto che non è un regalo decente, però ma io de niente, wey. E ci vediamo domani mattina alle 5. But the right way should lead me to you. Cause if it's true, I don't know what I'll do. Oh, the moon pales in comparison to you. And I wanna spend the rest of my life. Your eyes look like the stars. The sky is very taking me too far. It's overwhelming, no matter how. Allora, come avete potuto vedere, ho fatto i boccoli tutti, l'ho finiti e ho ripreso questi due. Oddio, ho ripreso questi due davanti perché voglio che, anche se magari mi scoccio e mi faccio una coda, rimangano fuori carini. E niente, si sono fatte le 7:20 e tra 20 minuti parto per andare a scuola. Comunque, vi farò vedere altri accessori che metterò e sono completamente pronta, quindi magari dopo con il telefono vi farò vedere dove vado o cose del genere. E niente. Ok, ho messo anche l'eyeliner, che si vede poco visto che ho le ciglia lunghissime, però comunque così. E niente, sono pronta, finalmente. Scusate questa luce parafrecciata, ma la luce in realtà è lì e non vedreste bene. Però comunque, insieme a questo outfit che vi ho fatto vedere, vorrei mettere, e metterò dopo essere andata a scuola, metterò questi occhiali
che ho preso da Subduen, così, e questo cappello, così. Lascio il link qui sotto di questo cappello che ho preso da un negozio a Roma, ma lo shop online di nuovo. Devo vedere se ha il cappello. E poi questi sono occhiali tortoise di Subduel, ci sono anche neri, rossi e bianchi se non sbaglio. Però ho preso questi perché vanno un po' con tutto. E niente, adesso non farò niente per 20 minuti. Poi scenderò di casa con tre borse, perché ho lo zaino, la borsa da mettere dopo e il regalo. Comunque metterò un cappotto grigio, forse vi farò vedere dopo, forse vi metterò una foto, non lo so. E niente, ci vediamo dopo.